Buonasera, vi parlo oggi di Alvaro Mutis e di due libri. Questo qua, La neve dell'ammiraglio e Ilona arriva con la pioggia. Io ho comprato questi libri perché ho letto un libro di Larson che parlava di libri di mare. Larson, sapete, oltre ad essere un bravissimo scrittore, è anche un velista, un navigatore, e parlava di questi, dei libri che parlano del mare. Fra questi lui suggeriva Alvaro Mutis. Io non lo conoscevo, non l'ho mai sentito nominare, tant'è che, ma questo, come dire, è soltanto l'indice della mia ignoranza, dal nome pensavo fosse un autore sardo, Alvaro Mutis, insomma il nome americano. Invece Alvaro Mutis non è un pittore sardo, è un pittore sudamericano. E forse se avessi saputo che era sudamericano non avrei comprato i libri. Perché? Perché sono decenni ormai che ho smesso di leggere i sudamericani, perché sono un po' stufato di questo stile un po' così, con una strana punteggiatura che mescola fantasia con sogni, con realtà, no? Aureliano Buendía, grandissimo libro, quello non chiediamoci a Gabriel García Márquez, ma insomma dopo un po' di aver letto questi libri sudamericani mi sono stufato, allora insomma non mi piace più. L'ho letto, ho scoperto che è sudamericano leggendo in copertina, ho letto questi due libri che parlano di mare, sono ambientati in luoghi marini, in particolare sono ambientati uno, Ilona arriva con la pioggia, quasi completamente a Panama, nell'altro invece in una non ben definita zona vicino alla cordigliera delle Ande. Cosa c'è di questi libri di piacevole? A parte il riferimento all'acqua, al mare, che insomma c'entra un bel poco, non tantissimo. La neve dell'ammiraglio è stato scritto prima, parla di questo gabbiere, questo è il protagonista di tutti e due i libri, che è un, come lo definirei, uno avventuriero. In questo libro lì, nella neve dell'ammiraglio, è una buona parte del libro, il diario della sua risalita lungo questo grandissimo fiume nella foresta amazzonica per andare ad una segheria dove è probabile che ci siano degli affari da fare con legno prodotto da questa segheria. Le cose andranno un po' diversamente, però insomma questa è la storia, e lui è uno che accetta. Lui ha avuto tutta una serie di sfortune, di imprese andate bene, di imprese andate male, sempre naturalmente non da super ricco, chiaramente, però lui accetta quello che gli succede e ha questa fiducia in quello che può venire dal futuro. Quando le cose vanno male, andiamo avanti. Anche in questo libro, come negli altri sudamericani, almeno quello che mi ricordo, c'è questo mescolare fra sogno, realtà, dialogo con persone, situazioni estremamente inverosimili se pensate dalla mente nostra europea. Il secondo libro, naturalmente non vi racconto tutto, però il secondo libro allora arriva con la pioggia, che è stato anche trasformato in un film, e si parla di sempre lui, questo gabbiere, che a Panama, dopo che la barca sulla quale era imbarcato è fallita, lui è stato liquidato con quello che doveva avere, è andato a Panama, si trova a Panama, ed è lì, a Panama, ed è lì che spende i suoi soldi senza nessuna prospettiva, aspettando di finirlo, aspettando un colpo di fortuna. Il colpo di fortuna arriva ed è questa Ilona, che arriva con la pioggia, perché in un giorno piovoso, abbastanza frequente in Centro America, e Ilona, che in quel momento lì è molto, diciamo, ha molti soldi. Insieme mettono su un'impresa, un bordello, e vivono a Panama. E anche lì, continuando ad andare a vivere, non so se dire alla deriva, oppure in ogni caso giorno per giorno, e quando i soldi finiranno troveremo qualcos'altro da fare. Ecco, c'è questo completamente affidarsi al destino, affidarsi a volte anche al soprannaturale, che può aiutare, a volte a colpi di fortuna, insomma vivere la vita in questo modo molto poco razionale, tipicamente sudamericano, almeno per quanto riguarda
i libri, non conosco il modo di vita sudamericano, non l'ho mai sperimentato, non sono mai stato in Sud America, quindi non lo so, però insomma, come spesso si trova in questi libri, c'è questa situazione. Mi sono piaciuti i libri, mi sono piaciuti tutti e due, perché intanto è tanto che non entravo in queste, in questi libri di questo genere qua, e probabilmente mi comprerò anche qualche altro libro, sempre della stessa serie, del racconto di questo Gabbiere, delle sue avventure. Sono libri, almeno questi due, sono libri da piccoletti, qui abbiamo 130 pagine, qui probabilmente poco di più, 160, 150 pagine. Si leggono molto bene, si leggono in due giorni, volendo ciascuno, perché insomma sono abbastanza, sono scritti molto bene, ecco, lui scrive chiaramente molto bene, non ci si annoia mai, e si è sempre lì in attesa per capire che cosa succederà alla fine di questi libri. Bene, Alvaro Mutis, i libri sono, ripeto, La neve dell'ammiraglio e Ilona arriva con la pioggia, sono tutti e due degli Einaudi e costano molto poco, una decina di euro uno e anche l'altro, quindi ve li consiglio, merito. Questi sì, si possono leggere anche in un viaggio, in due, doppio viaggio in treno, due o tre giorni di vacanza, questi sì, altri di cui a volte vi ho parlato no, questi sono libri veramente che si possono tranquillamente consumare rapidamente. Buona lettura.